due passi e siamo in spiaggia. Praticamente il camper è là. Qua c'è il mare. Ah, non è il mare che abbiamo visto fino a poco fa in Torre San Giovanni o Salento, però vabbè, insomma, è questo. Diciamo che è abbastanza balneabile. Domani mattina sveglia presto e ci guardiamo l'alba. E il tramonto va dietro le case. Ciao bella gente, buongiorno. Svegliarsi alle 5 e mezza del mattino e aspettare l'alba per fotografarla. Adesso aspettiamo l'alba. Beh, sono le 6.45, l'alba l'abbiamo vista, è stata bellissima anche se c'era un po' di nuvolo e all'orizzonte non è proprio limpido, però ha valso la pena svegliarsi presto. Adesso ritorno a letto, un altro po'. Comunque stra bella. Allora, siamo arrivati a Termoli, la città antica. Allora, dall'area di sosta ci sono circa 14-15 km, non è proprio vicino. Allora, il panorama. Spiaggia, no, vedere se riusciamo ad andare dentro sto castello qua. Castello Cospetto.
peperoncini stesi come non ci fosse un domani. Che paracolo. Questa è la cattedrale. La piazza principale. Porto di Termoli. Peperoncini stesi. Male dove era la luna? Nella strada dei palazzi, dei palazzi. Allora, là dove eravamo prima, questa è la città antica di Termoli, zona antica, questo è il lungomare. Allora, diciamo che non c'ero mai stato a Termoli e mi piace, è una bella zona, tranquilla più che altro. Non c'è tanto casino, forse magari il periodo, ma fino a qualche giorno fa ne ho viste di tutti i colori. Massi di gente, roba incredibile. Anche qua gli ombrelloni sono più distanziati uno dall'altro, la spiaggia a pagamento rispetto al Salento. Qua noleggio monopattini, bici elettriche, c'è una bella pista ciclabile anche.